Onori ai caduti! A 72 anni dal famoso appello di Sandro Pertini per proclamare lo sciopero generale contro l'occupazione tedesca e la guerra fascista del 25 aprile del 1945, anche quest'anno sono tenute le celebrazioni in tutta Italia della Festa della Liberazione, una data fondamentale per la storia nazionale, simbolo della lotta di resistenza militare e politica delle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche a Salerno consueta cerimonia, seppur anticipata per la partita dalla Salernitana, con la deposizione delle corone in piazza Vittorio Veneto e gli interventi delle istituzioni, delle forze dell'ordine e delle associazioni combattentistiche d'arma. Cerimonia che dopo la messa ufficiata dal cappellano militare della Guardia di Finanza, don Roberto Tortora, ha riservato il solito ricordo per il partigiano Ugo Stanzione, con la deposizione di una corona d'alloro davanti alla lapide che ne ricorda la nascita proprio in piazza Vittorio Veneto il 25 maggio del 1921. Stanzione che diede un contributo importante a costituire il primo nucleo partigiano che poi, dopo la sua morte il 5 febbraio del 1944 in provincia di Reggio Emilia, prese il suo nome. Noi qui lavoriamo in questo luogo veramente eccezionale per costruire il futuro dei nostri giovani. Oggi significa che quello che hanno fatto i nostri padri all'epoca, creare le condizioni per un futuro di convivenza civile di noi tutti, che è l'unico modo per costruire una società che dia occupazione, lavoro, accoglienza a noi tutti e per far costruire un destino vero ai nostri figli di poter crescere nella democrazia e nella libertà. Quindi non è solo ricordare, ma è ricordare quei valori che sono straordinariamente importanti. Se volete perdere ancora un minuto, io da ragazzo a 14 anni, quando ero un giovane, e chiedevo a me stesso cosa volevo fare, e leggevo gli atti del processo di Norimbergo, ero già malato all'epoca, ritrovavo in quegli atti straordinari in cui si dava la distinzione dell'umanità, i primi cardini dell'umanità, i nostri valori della Costituzione. Costituzione, democrazia e libertà significano solo e semplicemente vivere assieme e avere preciso e chiaro quali sono i valori fondamentali. E il ricordo della storia, noi qui non ricordiamo solo un fatto storico, ricordiamo quello che è il nostro DNA, quello che è la linfa vitale della democrazia. E senza questo ricordo significa che noi non saremmo nulla oggi. Dobbiamo prendere insegnamento dalla lezione dei padri costituenti. C'è bisogno di una forte unità. Chi divide si prende le sue responsabilità. Noi siamo per fare un processo unitario, per l'affermazione della democrazia, in particolar modo in questo periodo, dove abbiamo un'emergenza gravissima che si chiama guerra. Di fronte a una guerra che può accadere, noi dobbiamo trovare l'unità e dobbiamo ritrovarci in quei valori di pace e di solidarietà che sono della resistenza italiana e delle resistenze europee. Si studia ancora bene nella scuola o non si studia proprio, insomma, quel periodo storico? Beh, diciamo che si è studiato sempre molto male. Noi abbiamo fatto un progetto con il MIUR per diffondere la cultura della resistenza, la cultura che è nella nostra Costituzione. La risposta da parte dei giovani, devo dire, che è positiva.